Marco Tedaldi, titolare di Tedaldi Uova, qui al Sana per parlare in particolare, per portare in particolare il vostro prodotto bio. Buongiorno a tutti, noi siamo un'azienda a conduzione familiare, siamo io e mia sorella, produciamo uova fresche di galline in guscio e qui al Sana presentiamo le uova biologiche da agricoltura simbiotica. Abbiamo deciso di arricchire il prodotto biologico col metodo di agricoltura simbiotica perché crediamo molto in questo sistema che, diciamo così, si concretizza partendo dalla base, dalla cultura dei cereali attraverso delle micorizzazioni, dell'inserimento di dei piccoli funghi, microbi nel terreno nel momento della semina delle materie prime che danno la possibilità ai cereali biologici di crescere e di sviluppare il loro apparato radicale molto di più rispetto, diciamo così, a un sistema, diciamo, classico, e rende questo sistema la pianta più florida. Le radici possono crescere fino a 600 volte in più e crescendo in maniera così, diciamo così, più elevata, hanno la possibilità di andare a attingere nel terreno di tutti quei microelementi che altrimenti la pianta non riuscirebbe, diciamo così, a recepire. Inoltre questo sistema fa sì che la pianta, essendo più forte, più resistente, abbia meno problemi di siccità e ha dei contenuti nutrizionali superiori, diciamo così, ai cereali analoghi. Tutti questi esami vengono fatti per vedere la veridicità e la valutazione dell'arricchimento dei cereali, vengono fatti dal CNR che analizza, diciamo così, i cereali. Questi cereali hanno dei contenuti spesso di proteine e di oligoelementi superiori a quelli analoghi biologici e hanno dei contenuti di nitrati inferiori, perché l'agricoltura simbiotica non permette nessun tipo di utilizzo neanche del solfato di rame, per esempio, cose che in deroga in biologico si può fare. Questi prodotti noi li diamo da mangiare alle galline, essendo prodotti più sani cerchiamo di far sì che i nostri animali possano mangiare un prodotto di qualità migliore e si traduce, diciamo, in una migliore salute degli animali e anche una miglior produzione degli animali.